ragazze. Ciao ragazzi, eccoci qua, nuovo video sul nostro secondo canale dedicato alle ricette di cucina e non solo, anche all'antivlog al supermercato. In questo video vi facciamo vedere però una ricetta col cioccolato. Ma chissà quale sarà l'ingrediente. Io spunto sempre quando ci sono ricette al cioccolato. E infatti le ricette dove stai tu sono sempre quelle più golose. Fateci sapere se vi piacciono queste ricettine semplici, però insomma tanto gustose. Anche questa qua è una ricetta molto semplice, è la ricetta dei miei pancakes. Fenomenale, bellissimi, buonissimi. C'è una ricetta che io faccio da un casino di tempo. Noi già vi facevamo un altro video un po' di tempo fa, però questa ricetta è del tutto diversa, perché praticamente è una ricetta per pancakes proteici, quindi per persone che fanno attività sportiva o per chi comunque vuole avere una bella dieta, bella proteica. Infatti tu li prepari proprio prima di andare in palestra. È la nostra di energia. È la nostra merenda preferita proprio prima di andare in palestra. E quindi ve li stra consiglio, ovviamente sono super leggeri, sani, senza burro, senza grassi, senza zucchero, senza nulla, insomma, ma c'è qualcosa. Carlita style. Sono sani, genuini e molto proteici, quindi e poi sono troppo buoni, la cosa più importante. Per fare tanti muscoli. Comunque ragazze, io vi sto confidando in questo video una mia ricetta veramente perfetta, segreta. Veramente segreta. Non mi dovete sopportare un po', perché io questa ricetta la amo. Se la canta e se la sono veramente da mesi che la faccio, ne vado super fiera. Quindi veramente vi confido questo proprio segreto. L'ho fatta un sacco di persone, a tutti è piaciuto un sacco. Quindi veramente vi sto confidando proprio come se vi regalassi, non so, le mie utanne, una cosa mia intima. Senza una cosa mia intima e personale, va bene. Ciao, ecco, come aprire il proprio diario segreto. No, veramente vi confido proprio questa cosa, ci tengo tanto perché li adoro questi pancakes. Buonissimo. Veramente. Però ve la do con tutto il cuore, perché lo sapete che... Però mi dovete far sapere se la fate, se vi piace. Taggateci nelle foto su Instagram. Taggateci. Vita dolce. Inizia male, infatti non basta. Basso come lei. Iniziamo subito. Allora, se a memoria, cioè io la bilancia non la uso, adesso la userò per farvi vedere a voi. Però io faccio tutto a occhio, a cucchiaio, così, perché ormai l'ho imparata a mente tanto, la preparo tipo in 3 minuti. È vero, prima di andare in palestra fa, ecco qua la merenda, ho tutto il mancino. Guarda, vado un attimo a preparare la merenda, vado a... Insomma, scendo giù, basta per la poi faccio tante versioni, magari poi farò vedere, questa è la base. Yogurt greco. Io uso questo qua che è il Total Zero, comunque qualsiasi yogurt greco zero, quindi light va bene, e questo qua il Fage, che ho scoperto che non si pronuncia. Io Fage, tutto figo, lo yogurt Fage. Cioè, veramente, ho sbagliato sempre. Botta di proteine, questo è ricco di proteine, quindi metteteci questo. Senza zucchero. È senza zucchero, senza grassi. Nel caso in cui non doveste avere questo, ma uno a frutta, mi è capitato anche di farlo con quello a frutta. Qualche volta che me l'ha finito e viene buono lo stesso. Un po' più dolce, quindi dopo non aggiungerete questo qua, lo sciroppo d'acero che noi adesso invece mettiamo. Gli albumi che ho già messo qua, da uova, io tutte belle, fresche, le nostre gallinelle qua fuori. Metti le mie gallinelle. Con questa ricetta che vi faccio vedere io, noi facciamo io e lei, però diciamo che mangiamo abbondante. Quantità abbondante. Potrebbero mangiare anche 3-4 persone, vi escono tipo un 7-8 pancake. Diciamo a nessuno. Tuorli non li butto, faccio l'impacco per i capelli, già sapete tutto che vi ho fatto la ricetta sul mio primo canale. Ma tu che fai? Non lo so. Qualcosa devi fare. No, tu fai, prendo. Io faccio il video, tu fai no, faccio tipo no, fai così, vai, la balletta che porta le macarena. Fai la tua spallegria macarena. Adesso ci metto questa è grigia, la farina di avena, ragazze, poca farina di avena integrale, questa qua. La farina che è molto buona, quella di avena, perché ha un indice glicemico molto basso e anche questa è proteica. In alternativa alla farina d'avena potete mettere qualsiasi farina, anche la farina normale. Beh, tutte le sostituzioni della ricetta poi le troverete nel blog. Oh, qualcosa serve allora. www.caritadolce.com. Oh, brava Nancy.
Poi a questo punto, se volete, potete farle sia versione bianca, a me piacciono tantissimo versione a cacao, quindi vi consiglio. Sono piacciono di più. Quindi vi consiglio. Fanno di cioccolato. Quindi ci metto un paio di cucchiaini di cacao, anche perché coprono il sapore dello yogurt, di tutto. Un poco di sciroppo d'acero per dolcificare, sapete che è molto naturale, questo lo compriamo al supermercato. A differenza dello zucchero bianco, non fa ingrassare, è meno calorico e non fa male. Esatto. E comunque ne metto giusto un cucchiaino, a volte mi è capitato anche che non ce l'avevo, anche senza niente va bene, oppure ci mettete pure, non so, zucchero integrale di canna, quel che volete voi. Sì, però con lo sciroppo d'acero proprio perfetto, anche che è buonissimo, è super sano, sì. No? È super sano, è leggero, però è buono. Lo sciroppo d'acero contiene anche tante sostanze che danno energia, quindi è perfetto. Poi ci metto questo qua, è un po' di estratto di vaniglia, questo è proprio una chicchetta, se ce l'avete. Uno spruzzino di tocco, esatto, il mio tocco, di, per fargli prendere un po' di aroma uno a vaniglia. Spruzzino, non troppo, va bene. Ok, comunque adesso ho messo tutto, molto spesso mi manca qualche ingrediente, non lo metto, viene buono lo stesso. Adesso quindi frulliamo. Senza. Già è tutto collaudato, ragazze, fate la ricetta precisa, quella che vi ho detto io, e vi viene benissimo, consistenza perfetta, guardate, né troppo liquido, né troppo tempo. Vi ho detto che sono la maga dei pancake, li faccio da un sacco di tempo, vi vero, do una ricetta super perfetta. Per cuocerli nella padellina, questa proprio antiaderente, metto un filo d'olio, ma proprio un filo così, e poi con un fazzolettino bevuto vado a fare così, cioè la devo soltanto ungere un poco, ungere un attimino e basta. E adesso, quando non è troppo calda, basso la fiamma, già è tutto collaudato, un bel mestolino, ecco qua, e viene il nostro pancake. Guarda, scassa niente. Tipo che si per alzare, adesso non mi viene il nome, insomma. Tipo per scuola pass. No, qua scuola pass, cioè aiutatemi, che stai a scuola pass. Questa è casomai a vota pesce, si chiama. Brava, brava. Appena fa e bollicini, vuol dire che noi lo dobbiamo girare. Cioè il pancake fa Sì, vabbè, il rumore no, però si formano tutte bollicine così. Anche se non c'è il lievito, che voi avete visto, non abbiamo messo il lievito proprio per farlo leggero e non ci vogliamo gonfiare la pancia. Non c'è bisogno di mettere il lievito, viene comunque buonissimo lo stesso. Questa è una ricetta leggera, cioè non è un dolce che voi fate la domenica, ve lo potete mangiare pure tutti i giorni, perché è leggero, sano, senza troppo lievito, senza grassi, senza niente, no? Poi una volta ogni tanto è diverso, invece questa è proprio una merenda, una colazione perfetta, super sana e buonissima. Guarda, ecco qua, vedi come sta facendo, okay. Ma a questo punto io lo tolgo dal fuoco perché sennò si brucia e lo giro. Vedi, faccio un po' così i bordi, ma non si attacca perché bisogna usare questa padella antiaderente. Ecco qua, guarda. Perfetto. Pancake, questo non si chiama pancake, si chiama perfect pancake. Pancake perfezione. Pancake. Lo so che vi sembra saltata, ma io li amo questi pancake. Adesso li mettiamo di nuovo sul fuoco e facciamo cuocere qualche altro secondino. Rispetto ai pancake classici, diciamo, che sono più nel giallino bianchi, questi sono marroncini, sì, perché sono a cacao. Sono a cacao. Guarda, adesso questo si è fatto. Io lo tolgo perché è fatto, bello. Guardate com'è bello. Com'è bello, tondo, tu, un bello spessore. Guarda, adesso riprendi, facciamo un altro. Ok. Un altro così, sempre tutto collaudato in mestolina, per un pancake. Stessa cosa, aspettiamo che fa... e lo giriamo. Intanto i nostri spettatori preferiti, Molly e Cookie, che sonno. Quando stanno ancora cuocendo, guarda, io ci metto questo qua, che li posso anche togliere dal fuoco, ci metto il cioccolato, che è ancora caldo, no? Quello si scioglie da solo, il cioccolato fondente,
Vedi, guarda, guarda come si scioglie. Wow. È così. Non c'è bisogno di scioglierlo, può fare un'altra cosa. Ovviamente voi potete mettere quello che volete, però il cioccolato fondente è la cosa più sana rispetto alle creme spalmabili, certo. Poi se volete mettere, potete mettere pure un po' di carditella, che pure è sana, però questo qua è ancora più dietetico ed è comunque buono, fa un bel contrasto. Si può mettere anche, se non volete la cioccolata, anche una marmellata tipo questa, che è super sana, senza zuccheri aggiunti, che è quella là di Rigoni che vi abbiamo fatto vedere nel video al supermercato, abbiamo comprato. E è un bel contrasto questa qua con le pesche, albicocche, arancio, e va molto molto bene col cioccolato fondente. O mettete solo marmellata sul cioccolato, o come noi che siamo golose, mettete tutte e due cose. Quindi sia questo è che quello. Buonissimo marmellata e cioccolato. È buonissimo, provate questa cosa ed è buonissimo. Mamma mia, ditemi un poco, che magnificenza, che squisitezza, questi sono dei signori pancake. Non si chiamano pancake, signori pancake. Perfezione, voilà. Tenenti, buon appetito. Tutti miei, yeah. Ecco i nostri pancake, che vuoi tu? Te li vuoi rubare? Sono arrivato. Pancake, oh, guarda che bel gustino. Come sono? Buonissimi. Buonissimi. La guerra, guarda qua. Doppi, soffici, buoni. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se li provate a fare, lasciate un commentino, taggateci su Instagram, postateci le vostre foto su Instagram, su Facebook, dappertutto. Taggateci. Mettete like, mettete mi piace a questo video se vi è piaciuto questo video. Noi mandiamo tanti tanti baci. Mi raccomando, iscrivetevi anche a questo canale se ancora non siete iscritti. Ho detto tutto, Nancy. Tu vuoi dire qualcos'altro? Io mangio tutti i pancake, sicuro. Vabbè, noi mandiamo tanti baci. Mua, ciao. Quanta cioccolata. Lenzi, calmati. Mi ero invasata, sembra una bimba con la cioccolata davanti. Guarda, c'è tanta cioccolata, ma poi sono soffici, buoni. Mmm, sono buone. Se non viene, li mangio tutto io. Mettete mi piace per Nancy col codino, guardate com'è carina col codino.